Sì, l'oggetto è appunto l'indice di pressione che recentemente dal Consiglio di Stato è stato giudicato strumento regionale idoneo appunto per criteri localizzativi per appunto le autorizzazioni per le discariche, a differenza di quando aveva fatto il TAR Lombardia mesi fa. Per cui diciamo ora è uno strumento effettivo, valido e ha superato tutte le prove che doveva superare, diciamo così. Nel programma regionale di gestione dei rifiuti, come deliberato nel 2014, nel giugno 2014, aveva il fattore di pressione è stato individuato come 160.000 metri cubi di rifiuti smaltiti su chilometro quadrato di territorio comunale come valore. Per cui i comuni che hanno un valore superiore a questo rapporto sono esclusi da nuove discariche nel loro territorio. E sempre nel programma regionale c'era scritto che entro 6 mesi le province dovevano dare i valori del loro indice di pressioni con il censimento delle discariche, ed entro un anno da questi 6 mesi la giunta doveva dare, diciamo così, il nuovo indice di pressione, il nuovo valore. E quindi entro fine 2015, stando ai calcoli del programma di regionale gestione dei rifiuti. Noi abbiamo richiesto i dati delle province, e almeno i dati a nostra disposizione, e noi abbiamo solo i dati di alcune province, non di tutte, cioè Monza, Brianza, Pavia, Bergamo, Mantova, Varese, Lodi, Brescia e Lecco. Poi non so se l'assessorato ha a disposizione altri dati. Secondo questi dati, solo 18 comuni in tutta la regione Lombardia hanno un valore di pressione superiore ai 160.000 metri cubi su chilometro quadrato. Ecco, noi a questo punto, visto che i valori per l'indice di pressione ha superato tutti, diciamo così, gli ostacoli, e che era comunque nelle previsioni di Regione Lombardia di dare un nuovo valore in conformità appunto ai dati arrivati dalle province, noi vogliamo semplicemente chiedere quando Regione Lombardia, anche in relazione ai dati che avete a disposizione, che magari appunto sono diversi dai nostri, quando avete intenzione di dare un nuovo valore che permetta una maggiore tutela ambientale, visto che questo valore viene superato solo da 18 comuni in tutta la regione. Quindi ecco, voglio sapere qual è l'iter, quali sono le previsioni di Regione Lombardia per individuare il nuovo valore. Grazie. Le ripeto, nel giro di pochissimo, in occasione poi dell'aggiornamento del piano rifiuti, procederemo contestualmente anche a quella, alla verifica e a un eventuale intervento laddove fosse necessario del fattore di pressione. Sì, ritengo che comunque, come ha detto lei, è importantissimo che, diciamo, in tempi brevi appunto venga, quindi nei prossimi mesi venga considerato il nuovo indice di pressione. Ricordo che è stata depositata in Commissione Ambiente giù alla Camera anche in aprile una risoluzione che chiedeva di introdurre i fattori di pressione, l'indice di pressione a livello nazionale, quindi andiamo ancora indietro di tanto tempo rispetto al progetto di legge che lei ha citato. Beh, secondo me invece è importante che questo valore venga comunque cambiato, perché se consideriamo questo valore e lo strumento è valido, il Consiglio di Stato ce l'ha detto, si può applicare. Quindi, se consideriamo solo questo valore, per fare un esempio, permetteremmo a tutti i comuni lombardi di diventare come Montichiari, visto che è stato fatto, diciamo così, è il rapporto che c'è dal comune di Montichiari. Per cui non è che dobbiamo vedere se modificare o no, come deve essere cambiato, deve essere sicuramente ridotto per una maggiore tutela ambientale. Questo mi sembra il minimo, e dal mio punto di vista mi aspetto che sia così, che sia molto ridotto questo valore, per, se vogliamo veramente utilizzarlo come strumento di prevenzione anche, di tutela della salute pubblica e di prevenzione alle problematiche ambientali. Per cui ecco, aspettiamo, come ha detto lei, nei prossimi mesi. La ringrazio per la risposta e vediamo come andrà a finire con questo strumento. Grazie.